Oggi scopriremo insieme un nuovo prodotto che va ad arricchire il catalogo Tessiland, un prodotto innovativo e dalla moda. Si tratta della fettuccia in ecopelle, un prodotto che vi permetterà di arricchire le vostre borse e zainetti, ma perché no anche i capi di abbigliamento, dando un tocco di originalità ed unicità. Scopriamolo insieme! Vediamo nel dettaglio la nostra fettuccia in ecopelle. Come vediamo è composta da due rondelle da 25 metri ognuna, per un totale di 50 metri. La larghezza della fettuccia è di 1 cm e come vediamo la parte in ecopelle è presente soltanto da un lato. Le colorazioni disponibili sono diverse, quella che stiamo vedendo è la colorazione cuoio. Abbiamo poi la colorazione bordeaux, navy, il nero ed il panna. Anche per questo prodotto le colorazioni disponibili sono diverse e soprattutto sono presenti quelle più basiche che potrete poi bene abbinare ai vari colori. Scopriamo un po' insieme come può essere utilizzata questa fettuccia. Innanzitutto può essere utilizzata per arricchire delle borse e degli zainetti con degli inserti, ma perché no anche ad uno scopo funzionale, ovvero rivestire o proprio creare dei manici o delle tracolle. Potrete anche pensare di utilizzarla per i capi di abbigliamento. Pensate magari ad arricchire i bordi ricoprendoli appunto con la fettuccia o creando delle vere e proprie applicazioni. Ma potrà anche essere utilizzata per delle riparazioni. Capita infatti che sui capi di abbigliamento ci siano delle piccole lacerazioni o perché no dei piccoli segni del tempo. Applicando la fettuccia potrete riparare il vostro capo di abbigliamento, recuperarlo e dargli nuova vita. Potreste anche utilizzarla per creare degli accessori per la vostra casa. Pensate ad esempio a dei cuscini, perché no dei dettagli sulle vostre tende, ma anche dei dettagli per le coperte. O anche dei piccoli accessori come potrebbero essere dei portachiavi. La fettuccia potrebbe essere utilizzata da sola ma anche in accompagnamento con delle perline o piccoli accessori decorativi. Non dimentichiamo poi gli accessori per capelli, pensate a dei cerchietti, delle mollettine, insomma daranno un tocco davvero unico ed originale a tutti i vostri look. Passiamo ora alle tecniche che vi permetteranno di utilizzare questa fettuccia. Quella più utilizzata è la tecnica dell'intreccio. Intrecciando infatti la fettuccia potrete creare degli accessori come delle borse, ma anche delle collane o dei bracciali. Questa tecnica inoltre vi permetterà di poter intrecciare tra loro diverse colorazioni per un risultato davvero originale. Altra tecnica che potreste utilizzare è quella dell'intreccio su rete. Ovviamente sarà necessario avere una rete del foro adatto alle dimensioni della fettuccia e così potrete realizzare la vostra pochette o borsetta. Arrivati a questo punto non vi rimane che mettervi all'opera. Io vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog, dove ci sono sempre dei nuovi articoli che potranno soddisfare le vostre piccole curiosità. Al prossimo Tessiland News!